Player! Benvenuto player in questo nuovo Welcome! video. Allora, siamo pronti? Yes, ready player, benvenutissimo! Allora, player, innanzitutto, qua, se hai visto due pazzi per la prima volta, partiamo già subito dalle presentazioni. Se ancora non ci conosci, io sono Kita Io sono Johnny. e questa è Social Players, un canale informativo dove, beh, ormai stiamo costruendo una community veramente bella, Oh grossa, yes. composta da persone che desiderano migliorare le proprie abilità sociali per riuscire a vivere una vita sentimentale che valga davvero la pena di essere vissuta. E ogni giorno aiutiamo i membri della nostra community attraverso che cosa? Dei contenuti gratuiti, informativi come quello che stai vedendo tu adesso in questo momento e attraverso le nostre consulenze, i nostri corsi dal vivo, i nostri videocorsi, eccetera, 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 perché desidera conoscere delle strategie più avanzate e vivere una vita che valga davvero la pena di essere vissuta. Una Quindi non figata, una a figata. casa a guardarsi gli hentai. Esatto, quindi player, se non l'hai fatto, amico mio, iscriviti al canale, lascia un like così non ti perdi i prossimi contenuti. Ok, e Bene, andrei già al direttamente al topic di topic, oggi, che è, esatto. se vuoi che lei accetti di uscire con te, che cosa devi fare? Devi fare questa cosa. E che cos'è questa cosa? Che cos'è? Attenzione, facciamo uno scenario, cioè se tu vuoi che lei accetti di uscire con te, devi fare questo. Intendiamo, tu sei lì in chat, che sia su Instagram, WhatsApp, voglio che lei accetti di uscire con me. Cosa devo fare? Ci deve essere una cosa basilare all'interno della vostra chat, all'interno della tua testolina anche, che se non c'è sta cosa, fidati che la possibilità che lei accetti di uscire con te diventa bassissima. Vuoi sapere qual è questo segreto? Johnny te lo dice adesso. Devi, amico mio, ascoltami bene, mettere in Segnatelo! mettere in preventivo che lei ti dica di no. Cosa stai dicendo, Johnny? Fermo, fermo, Cosa stai fermo, dicendo? Io voglio che lei fermo, accetti di uscire con me. fermo. Adesso, grazie al cazzo. No, no, ascoltaci bene. Davvero, devi mettere in preventivo che lei ti dica di no. Che cosa vuol dire, player? Vuol dire che fino a che non lo metti in preventivo, probabilmente non succederà. Tu devi capire che per uscire con una ragazza devi essere disposto a perderla. Player, devi essere Sì. disposto a perdere, devi mettere in preventivo che per assurdo può essere che lei ti dica di no e devi accettare questa cosa per poterle chiedere di uscire. Tu pensa adesso, mi sta venendo in mente, cioè, sei una squadra di calcio, scegli una squadra di calcio a caso, il Napoli. Perché Vaffanculo. proprio il Napoli? Ok, Il Napoli, e perché proprio il il Napoli, Napoli? ok. Sei una squadra di calcio e a gennaio, ad agosto, devi comprare dei calciatori, ok? E dici, vorrei comprare Kvaratskhelia, ok? Vorrei comprare questo attaccante che è forte, so che è forte, ok? Io però, aspetta che voglio riuscire a comprarlo, gli chiedo se vuole venire, non gli chiedo se vuole venire a giocare da me perché ho paura che mi dica di no. E quindi rimango lì nel limbo, tipo, cazzo, vorrei che venisse a Cioè. giocare da me. Speriamo si accorga del Napoli. Come vorrei. Hai capito il ragionamento, player? Non puoi. Osimhen, stessa cosa. Oh, speriamo che non lo so, magicamente compaia qui a Castelvolturno e dica, ah, giochiamo. No. Sì, cioè, perché player, questo che cosa vuol dire? Ma Vuol stessa dire cosa, che Ronaldo con la Juve o Ibra col Milan, cioè, dai. Quindi, player, che cosa vuol dire? Vuol dire che il mettere in preventivo che lei ti dica di no vuol dire accettare un eventuale rifiuto. Perché quello che succede, player, molto spesso, e lo sappiamo perché lavoriamo con centinaia di ragazzi, abbiamo Boia. seguito tantissimi ragazzi, facciamo questo lavoro da anni e tutto ciò che insegniamo l'abbiamo vissuto noi in primis e lo trasmettiamo ai nostri ragazzi. Per quello che succede molto spesso è che tu, per paura di ricevere un no, ti caghi in mano e non arrivi a fare una proposta di uscire. Ma per di più, questa paura di ricevere un rifiuto della serie no, non voglio uscire con te, oppure non. Io non so se è il momento giusto per chiedere di uscire, eccetera, eccetera. Tutto questo crea all'interno del tuo cervello delle pippe mentali. Queste pippe mentali vanno a lavorare negativamente all'interno del tuo cervello. Che cosa fanno? Ti fanno agire in maniera sbagliata. Quindi fanno mandare dei messaggi bisognosi, dei messaggi noiosi, dei messaggi che non portano la ragazza a volersi interessare a te, a voler investire nella conversazione. E tutto questo porta a far sì che cosa? Che nel momento per assurdo in cui tu dici, oh, ma per caso un caffè? Lei ti dice no, ma non ti dice di no perché. Non le piace il caffè. No, ti dici di no perché prima il tuo assetto mentale del non voglio rischiare di perderla ti fotteva il cervello, ti faceva agire in chat in maniera sbagliata, perché pensa di essere
Cazzo, sei una super squadra. Cioè, frate, ma se io ti chiamo, ma mi sento talmente forte come squadra. Vieni qua, stai zitto. Sì, cioè, Cioè, e se per proponi. assurdo mi dici no, dico, Va va bene. bene, sì, l'ho messo anche in preventivo, sta roba qua, andiamo Ci può avanti. stare, cioè, ci può stare, devi mettere il preventivo che può essere che la ragazza ti dica di no. Se succede, buona, capisci come mai ti ha detto di no e la prossima volta migliori facendo in modo che la prossima ragazza aumenti le possibilità che ti dica di sì. Quindi, player, metti via questa paura di ricevere un no perché è fondamentale per riuscire poi a fare in modo che lei accetti di uscire con te, capisci? Quindi quello che puoi fare, che cos'è? È smetterla di pensare troppo, smetterla di farti milioni di seghe mentali, perché il tuo pensare troppo è appunto, come ha detto Kita, aspettare il momento giusto perché riuscire. Che cosa fa sì che tu aspetti il momento, procrastini e poi, amico mio, questo momento non arriverà mai e quindi tu non le chiederai mai di uscire. Sì, perché è come dire, qual è il momento perfetto per scolare la pasta? Ormai la pasta sta bollendo, io ho buttato Quella la pasta e tu è. Cioè. invece sei lì, quando è che devo togliere la pasta? No, però è questo è l'unico pasto che ho, se poi non mangio questo muoio. Capisci che se tu hai paura di non mangiare, sei lì che stai talmente tanto attento alla pasta che poi passano 10 anni prima della scuola, quella pasta diventa immangiabile. Sì, cioè, Ti fa capito? male al culo poi. Ok. Sì, quindi non è che, oh mio Dio, anche lì il chiedere di uscire non serve. Chiedere di uscire una ragazza nel modo più creativo, meraviglioso e fantastico e perfetto del mondo. Perché se tu hai tutti i presupposti giusti, mi hai fatto la chat nel modo corretto, ci hai parlato, ci hai scherzato, ci hai riso, ci hai creato connessione, hai fatto il flirt nel modo corretto. Zia, quando usciamo? Fine. Come Quando sei libera? Io sono libero sei questo messo settimana giorno. prossima? Come sei messo in questi Fine. giorni? Dai, Cioè, che basta una cosa proprio organizziamo. semplice e anche lì. Il primo appuntamento non serve che dici, oh mio Dio, è la ragazza perfetta, deve essere un appuntamento perfetto, devo riuscire a portarla Guarda in quante seghe montagna, mentali. cioè portarla in montagna all'alba o al tramonto. Frate, zia, Dai. usciamo? Sì, no, birretta, caffè, fine, basta, agire, non pensare. Pensare troppo fa male, agire fa bene, punto. Non andare in overthinking, piuttosto inizia a ragionare davvero player. E tra Tra l'altro, l'altro, se vuoi player. iniziare veramente a ragionare davvero player, da pochissimo abbiamo rilasciato il nostro nuovo videocorso Mai più solo. Ok? Di che cosa parliamo all'interno di questo videocorso? Ovviamente ci sono delle strategie molto più avanzate, molto più dettagliate. Boia. Veramente è un videocorso che ti permetterà letteralmente, una volta studiato, di smettere di rimanere da solo, chiuso in casa sabato sera e tutto il resto dei giorni, smettere di passare questo 2023 da single e ti permetterà finalmente o di trovare finalmente una ragazza, quindi avere finalmente una relazione, oppure se poi desideri, perché sarai tu a scegliere a quel punto lì, avere quante relazioni desideri, perché all'interno del videocorso ci sono tutte le lezioni, ti ripeto, molto più avanzate, dove ti spiegano veramente dalla mentalità da avere durante un approccio, da come agire durante un approccio con una sconosciuta, durante la conversazione, durante il richiedere il numero, durante la fase di chat, spieghiamo veramente tutti quanti i passaggi in chat per arrivare a chiedere un primo appuntamento con zero possibilità che lei ti dica no, oppure che lei ti tiri pacco, cioè proprio zero possibilità che lei ti dica no, zero possibilità che lei ti tiri pacco. Come gestire un primo appuntamento? Quindi andiamo a vedere tutte quante le fasi durante un primo appuntamento, come agire a livello mentale, a livello strategico, a livello operativo, cosa dire, cosa fare, come arrivare al bacio e oltre. Capisci a me? In modo tale che tu la smetti di rimanere da solo, chiuso a casa tua a guardare gli hentai. Ok? Quindi, player, direi che ci siamo. Clicca nel link in descrizione, Esatto, perché se player. vuoi ricevere maggiori informazioni, clicca nel link nella descrizione di questo video. Troverai veramente la pagina che ti spiega per filo e per segno che cosa contiene il videocorso. Se hai altre domande all'interno della pagina, hai modo di messaggiare con un membro del nostro team senza problemi. Ti risponde veramente senza problemi. Subito, chiedi tutto quello che vuoi, non farti problemi. Ma è importante che se gira che ti rigira con le ragazze, capisci che non va come vorresti. È il momento di dare una svolta perché siamo ancora in tempo. È febbraio 2023, siamo ancora in tempo. Questo videocorso sarà disponibile ancora per pochissimi giorni, te lo dico, perché poi è talmente potente che io probabilmente qua lo tiriamo via. Ok? Perché sono cose troppo, Sì, troppo. quindi tu muovi il culo, player, davvero. È il momento adesso o mai più. Mai Quindi, più solo, ecco. esatto, mai più solo, clicca nel Esatto. link in descrizione e direi che noi player ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Bella!